Osinna! Oddio, Osinna! Oddio, ha fatto un disastro! Qualche mese fa la mia agenzia, la Heroes Valley, ebbe un'idea. Perché non organizzare una sfida tra i principali youtuber italiani di motori? Una giornata dove poterci incontrare, conoscere e divertire insieme a bordo di qualunque mezzo motore. E beh, dato che alla mia agenzia le idee piace trasformarle in realtà, oggi, 24 giugno 2018, qui sul circuito di Ottobiano, ha luogo la primissima edizione della Heroes Race. Oggi qui avrò l'onore di essere uno dei 12 youtuber di motori in Italia selezionati per questa gara. Ci sfideremo in una serie di challenge misteriose a noi ignote che ci verranno svelate soltanto oggi. La gara si chiama Heroes Race, ma i veri eroi non siamo noi. I veri eroi sono i diversamente disabili, associazione che riporta in moto le persone colpite da disabilità o vittime di incidenti e a cui parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza. Signore e signori, benvenuti alla prima edizione della Heroes Race! Ok, siamo qua a Ottobiano, come vedete la situazione è bollente. Qua abbiamo una serie infinita di moto, ma la roba più incredibile è la serie infinita di youtuber alle mie spalle. Ok, la prima vera challenge sarà una challenge delirante perché abbiamo due Ducati multistrada. Praticamente avremo delle corna da renna. Dovremo fare il giro della pista il più velocemente possibile mentre il pubblico ci lancerà dei cerchietti e dovrà fare canestro nelle corna da renna. 20 punti per ogni cerchietto, un punto per ogni secondo di vantaggio. Ma se mettiamo il piede per terra, 200 punti di penalità. I primi due sono Motor Passion e Noisy Boy. Che brutti che sono. Ok, tocca a me, sono pronto. Pista 1,17. Quanto è che ha girato lui? 1,17 come il mio caro Alberto Nasca. Non è vero, non è vero. Con 100 punti in più con gli anelli, quindi non è vero, no. Mi sono preso la paga. E battaglia aperta. Sono già il titolo del video, te. Non finisce qua, questo è solo l'inizio. Ecco, questo mi spaventa, sta cosa. Questa è la Ducati, perché siccome lui c'ha il panigale, ha detto guarda, io ho la Ducati con quello che ce l'ha, deve vincere. Esatto. Capito? Quindi purtroppo siamo andati un po'. Maledetto il giorno che ho proposto te come giudice. Maledetto. E abbiamo anche delle grandi special guest oggi. Mirko, lo stuntman con cui ho fatto il video. Ok, seconda prova, qua mi prenderò una paga di quelle esagerate perché non ho mai guidato un cross. E appunto la seconda prova è cross. Oddio Osinna, no!
No raga, Pinna ha fatto il volo del secolo, ha tirato giù le reti. Ha fatto un disastro. Sto a posto? Ha piegato le reti. Ma come ha fatto? L'hai visto? Il numero uno. Davvero? No, ma mi hai detto tieni il gas aperto. Io tieni il gas costante, evidentemente lui l'ha fatto spesso. Ho creato un titolo per tutti per questi video, Ma te lo sei, cioè, te lo sei visto? No. Guarda. Oddio, oddio, oddio. Guarda, guarda, oddio, guarda. Che botta. Fortissimo. Ma sei saltato, c'è presente al di là della rete. Come hai fatto a non morire? Me lo spieghi? Ma infatti mi chiedo anch'io. Ok, tocca a me. Il fatto è che fare cross con una tuta da pista non è proprio una grande idea, quindi mi sa che devo disattivare gli airbag, perché sennò al primo salto mi esplodono. Mamma mia, la battaglia con gli annoli! Non sono capace! Ho preso una paga disumana, una paga atomica, e hanno demolito. Nel frattempo la pausa pranzo, siamo qui a fare un set fotografico, io e il buon Edo. Cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo urlarci contro. Allora, dobbiamo urlare con i denti così, perché se no non si vedono i denti sotto ed esce brutto. Ok. Minchia, bellissima. Ok, praticamente la prossima sfida sarà guidare la moto elettrica con una bambola gonfiabile sopra, cercando di fare il giro più veloce ma trattando la bambola al meglio possibile, perché il cronometro valuterà il nostro giro, ma le ragazze presenti valuteranno come trattiamo la bambola. No, gli annoni la stesa. No. Sì, no, ma guarda, io Albe lo vedo che si è alzato. Parlando di cose serie. Rider c'era okay, il fotografo? Okay. Cioè, no, il, c'era il fotografo. Fotografo? Ah, hai ripreso? Niente, dopo la caduta di Iannone, la notizia più bella è che... il cameraman ha ripreso. Qua eravamo tutti molto in apprensione, nel senso che la domanda più comune era: il video c'è? No, si è sdraiato anche Lucas. Bravo Lucas. Sa che questa prova finisce qua, sono finite le moto. Lucas si è spappolato sull'asfalto. Arrivo. Appena arrivato da... dove vai? Per dare le calze, aspetta. Guardate qua. Ma vi sembra un pilota della Superbike? Cioè tu hai finito la gara Imola, ti sei spogliato e sei venuto qua. No, ma non hai capito bene. Due bandiere rosse, la marra che ha preso dentro con Forti, sono esplosi tipo 200 all'ora, per fortuna non si è fatto male a nessuno. Saltarelli davanti, anche lui si è esploso, anche lui, casino della Madonna. Allora ti dico che qua si sono già stesi in due, evitiamo di fare high side anche qua. Ok, allora vedo che qui nessuno ha capito la tattica. Allora praticamente ti danno un punto per ogni secondo che vai più veloce degli altri, ma puoi prendere fino a 200 punti se tratti bene la bambola. Quindi dato che si sono concentrati tutti sul tempo, distruggendo anche due moto e ammazzando due bambole, ma nessuno si è concentrato su trattarle bene, io ho un'altra strategia. Le propone la proposta di matrimonio.
Ok, come vedete ho messo la tuta da auto perché l'ultima sfida sarà una gara vera e propria sui kart. Si lotta fino alla morte. Allora, in pole position mi ha dato 6 decimi. Sì, ma tu hai corso con i kart, non vale. Allora, dovete sapere che lui, oltre a essersi allenato qua qualche giorno fa, è stato pilota di kart. Quindi devi fare poco il fenomeno. Buon Albert, ormai adesso ti sono anche avvantaggiato sui kart perché 10 anni fa correvo sui kart. Buffone! Non ne sa più quale scuse trovare. Ok, tutto pronto per la gara. Succederanno cose inenarrabili. In questi 10 giri le amicizie finiranno. Bene, 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 mio caro Luca Salvadori. In qualifica mi hai dato 6 decimi. Sei stato molto bravo. Ma se in partenza riesco a metterti le ruote davanti, ti farò soffrire le pene dell'inferno. Ma no, no, chi è quello col casco azzurro che si mette in mezzo tra me e Luca Salvadori? Ah, maledetto! Dai che adesso ti infila all'interno! Ah, ti ho passato. Ah, maledetto, mi hai ripassato. Ma cosa vuoi da me? Ma chi è sto pirla col casco azzurro? Ma perché devi urlare? Non molla, non molla. Maledetto, mi sta incollato al sedere. No, ma perché? Ma perché mi hai buttato fuori in quella maniera? Ma dai, ma ero secondo. Hanno buttato fuori anche te. Maledetto. Vedi che il karma esiste. Come godo, come godo. Dai che sono terzo, vado a prendere il secondo. Occhio ai doppiaggi, occhio ai doppiaggi. Dai che ho preso il secondo. Dai, dai, dai. No, l'avevo preso. Ancora un giro ed eri mio. Tu sei un animale, pezzo di vita, è un animale maledetto. Ecco chi era, ecco chi era. Mi ha cacciato fuori uguale. Ecco chi era l'infame che mi ha buttato fuori. Madonna, io vedevo loro che lottavano da dietro. Ho visto il pro che l'aveva passato, il buon Fede, e alla fine, quando ho visto che eri esploso, ho immaginato cosa poteva essere successo. L'hai detto. Ma che da punto Albert sparito, che bello baldanzoso, no? Che andavi bellissimo. Allora, mi ha dato 6 decimi al giro, ma lo andavo a prendere. Ah, lo andavo a esatto, prendere comunque. Ti piantavo 6 decimi al giro, ma mi sarei Ma ti andavo a prendere. È sempre la sfortuna. Anch'io lo ammetto che è sempre la sfortuna. Sì, no, quando, no. Quando no. Faccio cagare, è la sfortuna. È sfortuna, è andata male, spiega. Esatto. Perché c'è stato lui, maledetto. Hello. E con un terzo posto combattutissimo sulla gara di kart si conclude la prima edizione della Heroes Race. È stata una giornata magnifica dove tutti noi youtuber abbiamo avuto modo di conoscerci e divertirci insieme in pista. Ed è stato veramente, veramente bello poter conoscere i miei colleghi youtubers. Dal multistrada, al cross, alla moto elettrica, alla caterham, ai kart, è stata una giornata epica, per cui ci tengo enormemente a ringraziare la Heroes Valley nelle figure di Marco e Lapo per aver reso possibile tutto ciò. E forse qualcuno di voi si starà chiedendo: chi è il vincitore?
Beh, per questa prima edizione non ci sarà un vincitore, perché i veri vincitori sono loro, i diversamente disabili. Persone ordinarie, a cui la vita ha riservato sfighe straordinarie, ma che con la pura e semplice forza di volontà riescono a loro volta a fare cose straordinarie. We only see what we want to.